Ciao a tutti ragazzi, qui Andrea di Marketing Design. Oggi andiamo a vedere come creare e settare la home page all'interno di WordPress. Per andare a creare la nostra home page utilizzeremo Gutenberg e per andare a settarla andremo a utilizzare le varie opzioni che ci mette a disposizione WordPress. Nel video vedremo anche come impostare correttamente il menu e come andare a impostare correttamente la pagina per gli articoli del nostro sito. Prima di partire con la serie, se ti interessa andare a realizzare siti web WordPress custom da zero con la tua grafica personalizzata, qui sotto trovi le prime tre lezioni free del corso Design HTML VP. Al suo interno ci saranno anche tutti gli snippets WordPress che andiamo a utilizzare in questa serie. Non perdiamo altro tempo e andiamo sul computer. Eccoci qui nella nostra installazione, di WordPress. Questo è diciamo, il nostro sito. Se io vado praticamente a fare un reload, possiamo vedere che praticamente la home page mi viene aperta sulla lista degli ultimi articoli disponibili. In una tips precedente avevamo visto come impostare la home, ma ora in questo video vi faccio vedere più approfonditamente come impostare la home e come spostare questi articoli in un'altra pagina, per esempio nella pagina news o nella pagina blog. Quindi, come prima cosa dobbiamo andare a creare le pagine che ci servono. Quindi andiamo nella nostra bacheca di WordPress, andiamo in pagine, gli dico aggiungi pagina e creerò una pagina che chiamo home page. Poi potremo andarla a rinominare, gli metto il riassunto, benvenuto nella home. Ok, impostiamo un'immagine in evidenza, la vado a selezionare, clicco su imposta immagine in evidenza. Ci siamo, ora qui sotto non metto blocchi di Gutenberg, li andiamo a mettere dopo. Andiamo a pubblicare e gli dico pubblica. Ora vado a creare un'altra pagina, posso farlo o da qui, cliccando anche aggiungi pagina. E creiamo la pagina per le nostre news, quindi chiamerò questa pagina semplicemente news. Non imposto niente. Pubblico semplicemente questa pagina. Quindi ora nel nostro elenco di pagine abbiamo due pagine in più, home page e news. Voglio andare a impostare la home page come home logicamente del nostro sito e voglio spostare la lista degli articoli nella pagina news. Per farlo vado in impostazioni, lettura. Qui vado a selezionare nelle impostazioni la tua home page mostra una pagina statica. E andiamo a selezionarci la nostra home page e la pagina degli articoli la andiamo a mettere nella pagina. Selezioniamo come pagina dell'articolo la pagina che abbiamo appena creato, la pagina news. Ok, gli dico salva le modifiche. Ora posso andare nel mio menu e vado a sistemare queste nuove pagine che abbiamo creato in maniera tale da avere un menu coerente. Quindi vado in aspetto menu, lasciamo home come primo elemento. Se non sapete ragazzi come creare un menu, basta che andate a cliccate qui, fate crea nuovo menu, inserite il nome del menu, adesso ve lo faccio così, facciamo ben presente, chiamo main menu 2 e poi qui possiamo andare ad aggiungere gli elementi che vogliamo. Per esempio io dalle pagine voglio la pagina contatti, la pagina Gutenberg test, la pagina azienda Pinco Pallo non la mettiamo. Quindi gli dico aggiungi al menu, lui mi aggiunge queste voci e io gli dico che nel main menu voglio questo menu qua. Vogliamo se anche la pagina home, quindi se io gli dico mostra tutti, ecco qui le nostre due pagine, home page e news. Ok, quindi home page come prima e gli posso anche cambiare il nome facendo così, semplicemente in home. Poi voglio la pagina Gutenberg test. Voglio la pagina news, voglio la pagina contatti, manca la nostra pagina dei lavori. Vedete che io qui ho un custom post type lavori che ho creato in una delle precedenti tips. Se non sapete come fare, andatevi a vedere ragazzi come creare il portfolio all'interno di WordPress, tips numero 4. Qui deve essere checkata il nostro questo checkbox, se no non vediamo la nostra sezione lavori e quindi posso dire mostra tutti. Ok, ora che ci siamo posso salvare il mio menu, quindi gli dico questo lo mettiamo prima delle news e lo chiamiamo solo lavori. Ok, quindi salviamo il tutto e
cosa facciamo? Andiamo a vedere qual è il risultato all'interno del browser. Se apro il menu, ho Home, Gutenberg Test, Lavori, News e Contatti. Vediamo se io cosa succede se io vado a cliccare per esempio News. Vedete, ho l'elenco. Se vado a cliccare Home, ho il layout base per la visualizzazione standard per una pagina. Se andiamo a modificare la pagina e selezioniamo per esempio un custom template, se io vado qua attributi pagina, gli dico template full width cover template e lo andiamo a aggiornare, dovremmo vedere la nostra cover. Eccoci qua, quindi abbiamo creato l'home page, qui sotto possiamo andare a inserire un po' di blocchi, per esempio se io voglio andare a mettere dei blocchi di introduzione posso crearmi un blocco a tre colonne. Abbiamo fatto una tips su come creare strutture con Gutenberg, quindi ora faccio veramente una piccola carrellata. Ho inserito un blocco a tre colonne, posso andare a mettere del testo, anzi andiamo a prendercelo di qua nella nostra, nel nostro post-it sempre disponibile. Posso mettere quindi del testo così, posso selezionare una colonna come larghezza non piena, facciamo ampia, e qui poi potrei mettere dei pulsanti che portano alle pagine interne, quindi faccio un invio, gli dico pulsante e qui potrei mettere contatti e qui vado a mettere la pagina contatti. Eccola qua, poi posso sempre con lo stesso metodo andare a mettere magari anche un altro pulsante qua e posso mettere la pagina lavori per esempio, slash portfolio e qui mettiamo portfolio. Ora, visto che noi in una tips precedente abbiamo già creato una struttura accattivante in Gutenberg, io posso andarla a riutilizzare, così vi faccio vedere anche come riutilizzare strutture all'interno di WordPress, struttura blocchi all'interno di WordPress. Andiamo a visualizzare tutte le pagine, andiamo in Gutenberg Test e qui ci si apparirà il nostro layout che abbiamo realizzato. Ora, se io voglio andare a copiare tutti questi blocchi, posso avere vari approcci, qui posso selezionare più blocchi e andare a raggrupparli. Ora, visto che il mio, diciamo, la mia struttura è abbastanza complessa, cosa faccio? Vado a switchare qui in editor del codice, vado dentro editor del codice, faccio mela A o CTRL A se sono su Windows, copio tutto, quindi poi mela C, ritorno sulla mia pagina precedente, quindi sulla mia home page, e vado praticamente a incollare qui sotto le tre colonne che ho creato prima tutto quello che ho copiato. Fatto questo, riswitcho il mio editor in visuale, gli dico aggiorna e vedete ragazzi, lui mi ha copiato esattamente tutto il contenuto della pagina di Gutenberg all'interno della mia home page. Quindi con questo semplice ma efficace trick posso andare a copiare strutture Gutenberg anche complesse all'interno del mio sito WordPress. Guardate che bella home page, logicamente i contenuti sono semplicemente di test, qui dovrei separare un po' queste tre colonne e magari aggiungere dei titoli. Andiamo a farlo veramente molto velocemente, tanto Gutenberg ci permette veramente di plasmare il contenuto della nostra home in pochissimo tempo, quindi vado qui e aggiungiamo un bel blocco separatore, ok, quindi lo cerco qua in alto, gli dico separatore e non lo voglio qui in fondo, lo voglio in alto, quindi vado a portarmelo su e lo voglio esattamente qua così. Poi qui voglio dentro la mia colonna il titolo, quindi gli dico più titolo, metto titolo e lo vado a spostare in alto così, voglio che sia un H3, poi posso duplicarlo e lo vado a spostare nella colonna di destra e faccio anche ancora qua la stessa cosa e lo vado a spostare qui nella colonna di destra. Duplichiamo anche il pulsante così abbiamo tutto allineato, tutto coerente
come piace a me. Ok, aggiorniamo e così ragazzi guardate in quanto poco tempo abbiamo creato una home mica male, con tutti questi contenuti, con tutti questi testi, con tutti questi allineamenti. Questo ragazzi solo per farvi vedere, diciamo, il potenziale che ha WordPress, il potenziale che ha Gutenberg. Se vi interessano questi argomenti ti suggerisco di iscriverti alle 3 lezioni free del mio corso su come creare temi custom WordPress con tutte queste tecniche, diciamo, viste molto più nel dettaglio. Se questo video ti è stato utile lasciami un bel like e ci vediamo presto. Ciao.